Buongiorno a tutti, ci troviamo quest'oggi nell'ultima sala del piano nobile della Rocca di Bazzano, quella che oggi viene chiamata la Sala delle Ghirlande e che alla fine del 1400 era la camera da letto della signora di questo castello, Ginevra Sforza. Oggi ospita la sezione Villanoviana ed Etrusca del Museo Archeologico. Come potete vedere alle mie spalle, anche questa stanza ha avuto la stessa identica decorazione che hanno avuto tutte le altre stanze del primo piano, con una pittura detta a tappezzeria dei muri, perché li ricopre completamente. In questo caso ci sono continui riferimenti a Ginevra Sforza, alla sua storia e anche al suo nome. Infatti, i rami che compongono le ghirlande sulle pareti sono appunto rami di ginepro, che ricordano il suono del nome di Ginevra. Mentre nello scudo diviso in quattro parti, per la prima volta all'interno delle sale del castello, vediamo che la famiglia Sforza non è rappresentata dal drago di Milano o dalla scacchiera rondo bianco e blu, ma da un altro dei simboli che le appartengono, cioè il leone rampante su sfondo azzurro che regge sulle zampe un ramo di cotogno. Questo potrebbe essere un riferimento al fatto che lei sembra sia nata nella città di Cotignola. Inoltre, a rimarcare il fatto che questa fosse la camera da letto di Ginevra, sulla parte superiore del muro vediamo che si alternano i monogrammi di Giovanni e, per la prima volta sulle pareti di questo castello, i monogrammi invece proprio di Ginevra. In questo caso sono costituiti dalle lettere MA, Madonna, ZA, Ginevra, quindi sempre Madonna Ginevra, Signora Ginevra. Ginevra era una donna sicuramente molto colta e molto preparata politicamente, tanto che diventa una delle consigliere più fidate di suo marito Giovanni II. Questa sua enorme influenza sulla politica bolognese la rende molto mal vista. Infatti diventa il bersaglio di numerosi pettegolezzi e del malcontento generale da parte del popolo bolognese e delle altre famiglie nobili. Ginevra comunque vive una vita molto lunga, perché muore a 67 anni, e dopo aver superato una incredibile quantità di prove anche fisiche. Infatti lei partorisce per 18 volte. Ha due figli con il primo marito, Sante, e 16 figli con il secondo marito Giovanni, di cui addirittura 11 raggiungono l'età adulta e vanno a intervenire in maniera anche abbastanza consistente sulla storia italiana e bolognese di questo periodo. Ginevra è sicuramente uno dei motivi per cui Bologna riceve questa forte spinta culturale che gli viene data da Giovanni e da Ginevra, appunto, e che la fa diventare una città che può competere senza troppi problemi con altri centri culturali dell'epoca di grandissima fama come Firenze o Roma. Grazie mille per l'attenzione e a presto!